presentato questa mattina in un incontro pubblico al chiostro di San Domenico Maggiore il documento di rendiconto sulle giornate della cultura che si sono svolte a Napoli nel mese di aprile, con la partecipazione e il contributo di centinaia di operatori culturali cittadini. La sfida principale è stata quella di sintetizzare le istanze diffuse in orientamenti comuni, in direttrici condivise che riescano a guidare le scelte collettive dei prossimi anni. La Comunità Europea ha dedicato moltissime risorse e soprattutto ha individuato in questo, per l'asse, per il periodo 2014-2020, degli elementi fondamentali su cui, attraverso i quali rilanciare l'Europa. Ora, naturalmente, partecipare a queste progettualità significa entrare dentro una visione europea complessiva, ma anche imparare a fare squadra e a collaborare non soltanto fra di noi ma anche fuori da questa città, quindi con altri soggetti appartenenti ad altre nazioni. Questo è il deficit che noi dobbiamo recuperare, noi napoletani dobbiamo recuperare di più, perché una delle nostre difficoltà è proprio quella di A, fare squadra fra di noi e B, riuscire a collaborare fattivamente con gli altri. Tendiamo a dividerci piuttosto che ad unirci. La cultura può diventare strumento di sviluppo economico e non soltanto in senso imprenditoriale. Sarà necessario formare funzionari pubblici che siano in grado di trasformare le migliori proposte culturali in progetti che accedono al finanziamento dei fondi europei. Nel ciclo 2007-2013 sono stati restituiti a Bruxelles 33 milioni di euro destinati alla cultura. Uno dei temi importanti riguarda l'affidamento di spazi comunali ad associazioni, imprese e comitati civici che realizzano progetti culturali per la collettività, scelti in base al principio dell'interesse pubblico sulla scia di esperienze importanti realizzate in altre città italiane. Noi ci sentiamo poco collettività, pochissimo comunità. Abbiamo un senso dell'interesse personale che è di gran lunga superiore all'interesse collettivo. Fondamentale è il discorso che facevamo sulla trasformazione dell'io in noi, e questa è un'operazione della politica. La politica buona, la politica deve sforzarsi di trasformare in una democrazia naturalmente la frammentarietà degli interessi in interesse pubblico, in interesse collettivo. Il documento integrale delle giornate della cultura sarà disponibile a partire da questa sera sul sito del Comune di Napoli.